La Giunta Comunale ha approvato la delibera con cui autorizza la SIA ad emanare il bando per la realizzazione di un impianto di compostaggio da 30.000 tonnellate. Un impianto anaerobico capace quindi di garantire l'assenza di miasmi che verrà realizzato nella zona nord di Napoli, nei pressi dell'isola ecologica e dell'autoparco di Scampia in modo da creare un ecodistretto al servizio dei cittadini e del quartiere. Sono previsti altri due impianti con l'obiettivo di accrescere la quantità di raccolta differenziata e ridurre i costi derivanti dal trasferimento dell'umido fuori Regione. Finalmente, la città e la Regione si dotano di un impianto di compostaggio, come promesso dall'amministrazione fin dall'inizio del suo mandato, ha spiegato il vice sindaco Tommaso Sodano. Si tratta di una decisione importante per poter consolidare il piano che vedrà Napoli autonoma nella gestione del ciclo dei rifiuti, improntato sulla raccolta differenziata e il riciclo rispettando gli impegni assunti nelle sedi europee. È stato approvato il progetto per la manutenzione straordinaria della sede degli uffici della Protezione Civile. Oltre all'adeguamento tecnologico, si prevede la realizzazione della centrale operativa Interventi con annessa sala operativa, per rafforzare e rendere sempre più efficiente e sinergico il sistema operante sul territorio del Comune di Napoli: con sistemi di comunicazione radio e telefonia dedicata, sistemi di informazione alla popolazione e collegamenti informatici con le altre amministrazioni per gestire le principali tipologie di rischio in situazioni di preemergenza ed emergenza. Su proposta dell'assessore alle politiche giovanili Giuseppina Tommasielli, la giunta comunale ha approvato la delibera che avvia la sperimentazione del progetto Osservatorio Oncologico. La città di Napoli detiene infatti il primato di provincia metropolitana più giovane del paese con il più alto tasso di natalità, ma è anche la meno longeva con tassi di mortalità infantile tra i più elevati. L'aspettativa di vita alla nascita e la speranza di vita oltre i 70 anni sono tra le più basse ed il tasso di mortalità per tumori supera il valore medio nazionale, soprattutto in provincia di Napoli e Caserta. È indispensabile quindi procedere ad un'osservazione dei dati del Comune di Napoli, valutando la mortalità nelle singole municipalità e cercando possibili correlazioni con fattori sociali, ambientali ed economici. L'Osservatorio Oncologico, con il coinvolgimento dell'Associazione Napoletana dei Giovani Ricercatori, approfondirà le cause che possono determinare. Terminare l'aumento dei tumori. I risultati di questa ricerca saranno poi trasmessi alla popolazione, soprattutto alla platea dei giovani, per sensibilizzarli ad assumere corretti stili di vita. Approvato il trasferimento di 120.000 euro in favore del curatore fallimentare della società Parks and Leisure, cui è affidata la gestione dello zoo di Napoli. Il finanziamento, che si aggiunge al precedente versamento da parte del Comune di Napoli di 80.000 euro, è finalizzato alla salvaguardia degli animali ospitati nella struttura Giardino Zoologico di Napoli. Firmata anche un'ordinanza sindacale che prevede l'obbligo per i proprietari di animali di dotarsi di paletta e sacchetto. La multa va da 100 a 500 euro.